Alloggi di servizio del Comune di Pistoia nel mirino della Guardia di Finanza. Su mandato della Corte dei Conti, le Fiamme Gialle hanno svolto un controllo tra il dicembre 2012 e l'agosto 2013 sull'occupazione di 7 abitazioni che negli anni scorsi erano assegnate dall'amministrazione comunale a dipendenti che svolgevano il ruolo di custodi. Dall'indagine sono emerse diverse irregolarità, abitazioni assegnate senza le dovute formalità, con utenze, luce, gas e acqua, carico del comune e non dell'occupante. Si parla di 58.000 euro complessivi. La vicenda risale a quasi un anno fa, ma è emersa lunedì nel corso del dibattito finale sul bilancio preventivo 2014 del comune. A sollevare la questione il consigliere comunale PDL Alessandro Tomasi. Indagando e chiedendo delucidazioni rispetto ad un affitto che ci apprestiamo a fare della villa Puccini per trasferirla in gestione all'ATP, chiedendo rassicurazioni rispetto alla congruità prima di votare in consiglio comunale, sono venuto a sapere dalla struttura che la Guardia di Finanza stava facendo delle indagini sul patrimonio, in particolare sugli affitti che il comune ha rispetto ad alcuni immobili dati in locazione, che sono di vario genere. Di questo ne avevamo già parlato qualche anno fa. E infatti, ad onore del vero, alcune situazioni erano state sanate, quelle più importanti, ma evidentemente dalle ultime notizie che ho avuto ne rimangano altre. Per questo noi chiediamo chiarimenti, ovviamente abbiamo massima fiducia nel lavoro della Guardia di Finanza, noi non interessa questo, interessa la questione amministrativa di gestione del patrimonio e soprattutto il lavoro che la struttura sta facendo, presumiamo, per mettere a pulito queste situazioni dove appunto ci è dato sapere che non riguardano solo le locazioni, ma anche il pagamento delle utenze.